Casa circondariale di Catanzaro, i detenuti incontrano i loro figli. Tornano i venerdì culturali di Naturium. Il volley Soverato in trasferta ad Olbia. Gentili telespettatori, benvenuti a S1 Notizie. Iniziativa presso la casa circondariale di Catanzaro. I detenuti incontrano i loro figli. Vediamo il servizio. L'associazione Bambini Senza Sbarre ogni anno organizza in tutti gli istituti penitenziari una partita simbolica tra genitori detenuti e figli. Purtroppo quest'anno, per le condizioni climatiche, a Catanzaro c'è un'allerta meteo e quindi l'impossibilità di utilizzare anche gli impianti sportivi, abbiamo optato per non deludere i bambini che erano già stati avvertiti dalle mamme di venire a incontrare il papà in un ambiente diverso, abbiamo optato per farli comunque rimanere nel teatro dell'istituto a trascorrere un pomeriggio degustando i dolci del nostro laboratorio di pasticceria. È un'iniziativa importante di Bambini Senza Sbarre che vuole sensibilizzare e a cui il carcere di Catanzaro ha sempre aderito, che vuole sensibilizzare la società esterna sul fatto che i bambini non hanno colpa, tant'è che il loro slogan è non un mio crimine, non una mia condanna. Quindi i bambini purtroppo si trovano, loro malgrado, a gestire una cosa più grande di loro, cioè ad incontrare il papà, perché ne hanno comunque diritto, un papà che ha sì sbagliato ma che per loro è il loro papà, e a incontrarlo in ambienti, insomma, che sono quelli dei colloqui degli istituti penitenziari, quindi con una serie di controlli e via dicendo. Oggi possono invece giocare e scherzare, come sentiamo in sottofondo. Ieri al centro Naturium di Montepaone Lido un venerdì goloso con gli squisiti e nutrienti biscotti alla cannella. L'Urban Market di Montepaone, l'Hard Discount, che però si distingue sempre per le iniziative particolari e gustose, ci offre oggi la possibilità di intervistare una signora che, nonostante la giovane età, è un'importantissima pasticcera, Lucia Rillo. Buonasera. Anche per i pasticceri si dice chef. Sì, anche per i pasticceri si dice chef. Noi siamo venuti a sapere quali sono i segreti di un dolce Natale dal punto di vista di una pasticcera d'eccellenza che è stata, sappiatelo, anche a Parigi, se non vado errato. Sì, ho vinto una borsa, diciamo, di studio all'alberghiero come viaggio di merito. Siamo andati un mese a lavorare a Parigi con la scuola. Partendo da Gasperina. Sì, le mie origini sono di Gasperina. Allora, qui noi l'abbiamo disturbata proprio mentre stava preparando il tavolo per la dimostrazione. Ci dà qualche indicazione? Cosa sono tutte queste cose? Sì, sono soltanto dei piccolissimi e facili ingredienti. Abbiamo della farina tipo 2, sarebbe una semi integrale, dell'amido di riso, poi abbiamo dell'olio di riso, dello sciroppo d'agave, del latte di riso e del lievito e soprattutto della cannella, la qualità regina, che è una delle migliori cannelle a mio parere. E con tutto questo si ottengono questi meravigliosi biscotti? Sì, questi biscotti tutti natalizi, soprattutto anche a basso indice glicemico, e vanno bene sia per i vegani che per i vegetariani. Perché questo è importante, i dolci sì, però debbono essere fatti, oltre che essere buoni, debbono essere fatti bene. Sì, soprattutto dobbiamo scegliere la qualità della materia prima. È possibile che una pasticcera è così brava che non si emoziona neanche davanti alla televisione mentre un cronista si mangia e assaggia i suoi biscotti? Spero siano buoni, che le piacciono. Sì, sono buoni. Fanno anche bene, perché qui Janice Groh e Rupert Market stanno molto attenti anche all'aspetto salute. Sì, siamo molto attenti anche alla linea, quindi vanno molto bene per le prime colazioni, diciamo, leggere con un buon gusto. Poi una cosa importante, la cannella abbassa l'indice glicemico, quindi dà un senso di sazietà e non arriviamo, diciamo, a metà mattinata che mangeremo anche il tavolo. Ed è stata anche brava perché mi ha dato la possibilità di finire il biscotto, che è buonissimo. E allora serve un augurio di Natale, un dolce augurio di Natale da chi ha fatto di una professione dolce la propria attività principale. Grazie, quindi buon Natale a tutti, rifate questa ricetta che è buonissima, e poi una cosa importante, fatele con i bambini e se volete potete anche fare le forme un pochino più grandi, fare un piccolo buchino qui e appenderle all'albero di Natale. Non abbiamo neanche finito di mangiare il secondo biscottino, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare la presidente di un'associazione regionale romana, Aloisi, e Adi ci dice subito che sigla è.
L'ADI sta per Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica, è un'associazione ovviamente composta da medici ma anche da dietisti, da biologi nutrizionisti e che si interessa ovviamente di alimentazione. L'ADI ha come sua eccellenza diciamo la giornata nazionale dell'obesità, quindi della lotta all'obesità. Che in genere si svolge il 10 di ottobre e che appunto esplica l'azione di moderare o meglio di svolgere azioni di prevenzione soprattutto negli ambiti scolastici come appunto abbiamo fatto quest'anno a Soverato all'Istituto per Geometri, l'Istituto Malafarina e quindi il principale scopo dell'Associazione di Dietetica è quello di fare prevenzione attraverso l'alimentazione. Però dicevamo stasera siamo a una degustazione qui all'Urban Market perché questi sono dolci, sono buoni e sono rispettosi tutti i principi nutrizionistici. Sono la ricetta che presenterà Lucia, io non la conosco bene, però da quanto ho letto e da quanto ho capito è una ricetta che si avvale di alcuni alimenti, o meglio di alcuni nutrienti. Forse l'agave io non la conosco, non è utilizzata come tutti gli altri nutraceutici, come il bergamotto che è tipico della Calabria, però probabilmente verrà studiato e verrà messo nella categoria dei nutraceutici, che sono quelle sostanze che hanno al loro interno la capacità di non solo di nutrirci ma anche di salvaguardare lo stato di salute. E quindi anche per quelli come me c'è la possibilità di vivere un dolce Natale con prodotti di qualità che fanno anche bene. Abbiamo speranze per questo Natale. Sì. L'equilibrio è quello che ci vuole sempre nella vita. E quindi... può assaggiare sicuramente questi dolcetti. E poi ci vuole la bravura di Lucia Rillo, certo, che è una pasticcera d'eccezione. Certo, Lucia sarà bravissima, è bravissima e quindi ci consolerà con quello che ci farà assaggiare. E abbiamo qui Clairo Scalzo che è rappresentanza dell'Urban Market del Naturium, cioè di tutti quelli che si affannano per darvi delle risposte biologiche buone e di qualità qui all'Urban Market. Ho detto bene? Sì, esatto. La cosa bella è che noi abbiamo creato questi laboratori proprio per aiutare i nostri clienti a capire il valore del biologico e quindi ad avvicinarsi a un prodotto che sicuramente è molto più buono e che dà dei benefici anche a lungo termine nel nostro corpo. Infatti noi vi invitiamo proprio a venire a trovarci anche perché noi abbiamo ogni giorno delle offerte diverse, sempre più belle nei confronti di voi clienti. E soprattutto avete queste degustazioni dove veramente uno può toccare con mano quello che dite, nel senso che i biscotti, e li ho mangiati, sono buoni, fanno bene e possono permetterci di festeggiare il Natale senza accumulare grassi. Esatto, una delle cose belle che sta facendo Gianni, che è il nostro titolare, cioè Gianni Sgro, che è il nostro titolare, è che si è sempre circondato di professionisti come la nostra Lucia, che è fantastica, la dottoressa Olisio, professionisti che del settore sono le elite, quindi cercano sempre di fare vedere al meglio quello che realmente si può fare con un minimo di impegno poi alla fine. E la cosa bella è che la vostra clientela, che è molto affezionata, finita la spesa passa da questo angolo dove oggi c'è la degustazione, poi sono state tante altre iniziative, insomma si rafforza il legame con una clientela altamente fidelizzata e soddisfatta. Esatto, lei ha fatto domanda e risposta, è esattamente quello che avrei detto io. Esatto, c'è una clientela fidelizzata già da tanti anni che ci segue, che ha riscontrato dei benefici, ci porta altre persone. E soprattutto la cosa bella è che i padri portano le figlie e il contrario, viceversa. Quindi si cresce anche in famiglia e si parla sempre dell'Urban Market di Montepone come Naturium, come azienda Naturium che ormai crede moltissimo soprattutto in questa filosofia di vita. E allora gratificato da Clairo, mi merito un bacio da Lucia Riillo per festeggiare il Natale. Adesso è Natale.
E siamo alla pagina sportiva, trasferta in terra sarda per il Volley Soverato che domenica alle ore 17 sarà di scena ad Olbia nel match valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season girone A di serie A2. Le biancorosse vogliono proseguire la striscia di vittorie per avvicinarsi ulteriormente al secondo posto occupato al momento dal Pinerolo e distante solo 3 punti al cospetto di un avversario che invece è in cerca di punti salvezza. Vediamo. Con Diego Boschini, vice coach del Volley Soverato, presentiamo la trasferta di domenica prossima ad Olbia, seconda giornata di ritorno della regular season girone A. Il Soverato che vuole proseguire dopo la vittoria e rimonta di domenica scorsa in casa con Martignacco. Assolutamente d'accordo, nel senso che dobbiamo dare continuità ai risultati, questo è fuori discussione. Loro sono una squadra comunque sempre da non sottovalutare, perché in questo girone, come l'abbiamo sempre detto in tutte le altre interviste, ma anche da Bruno, anche da tutte le ragazze, in questo girone non ci sono squadre materasso, quindi bisogna essere concentrati e focalizzati bene sulla partita. Loro hanno cambiato l'allenatore e questo gli ha dato un qualcosina in più sicuramente, perché anche a livello tattico hanno sistemato qualcosina e soprattutto si vede che c'è una preparazione della partita leggermente diversa da quella che c'era nella gara di andata. Quindi sicuramente ci dovremmo aspettare una squadra molto agguerrita che vorrà fare punti in casa e noi dovremmo essere bravi a portare invece il bottino pieno a casa nostra. Ecco, presentiamo questo avversario sotto il profilo tecnico, perché come dicevi tu, rispetto all'andata è una squadra un po' diversa, che è partita con delle difficoltà, poi nel corso del girone d'andata però ha inanellato una serie di risultati positivi. Adesso Olbia è reduce dalla sconfitta con il Club Italia, ma sicuramente vorrà iniziare e vorrà dare il meglio in questo avvio di girone di ritorno. Sì, più che la sconfitta con il Club Italia, vorrei ricordare la sconfitta 3-1 contro San Giovanni Marignano, quindi è riuscita comunque Olbia ad aggiudicarsi un set ad una squadra che fondamentalmente ha le caratteristiche per poter fare la promozione in A1, quindi non è assolutamente da sottovalutare, come dicevamo di Montale, che non era da sottovalutare. Infatti la settimana dopo che ha giocato contro di noi è andato a vincere in casa contro Pinerolo, che è la seconda forza del nostro girone. Quindi sono squadre che hanno cambiato molto il loro volto rispetto all'andata e su cui bisogna fare un lavoro sia tattico che tecnico e soprattutto di attenzione elevato, di alto livello. Chiara Di Parbelli, domenica prima trasferta del girone di ritorno, si va ad Olbia per proseguire la striscia positiva dopo le vittorie con Montale e Martignacco, una partita che sarà sicuramente ostica come tutte quelle di questo girone. Questo senza ombra di dubbio, siamo riuscite domenica a ribaltare il risultato iniziale del 2-0 e speriamo che questa vittoria abbia un attimino anche smosso un po' gli animi e ci possa riportare a far bene. E Olbia sì, è un campo difficile, ci aspetta una trasferta comunque tosta e una squadra ostica come comunque tutte quelle di questo campionato, quindi noi dobbiamo rimanere sempre molto attente e molto concentrate in campo senza arrenderci mai. Siamo praticamente nel girone di ritorno della regular season, quindi avete affrontato già tutte le squadre del vostro girone. Che idea ti sei fatta di questo campionato sin qui? Avete avuto anche voi qualche scivolone, però nel complesso diciamo che siete al terzo posto, state rispettando le aspettative di inizio stagione. Sì, quello assolutamente, come ho detto anche la volta scorsa, questo è un campionato che non ti regala nulla, quindi bisogna sempre stare sul pezzo, non mollare mai, perché ci è capitato qualche scivolone, ma a dimostrazione del fatto che appena si molla un po' dall'altra parte comunque c'è una squadra pronta ad attaccare e a voler fare risultato anche loro, quindi ripeto, bisogna sempre non mollare mai. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci ai prossimi appuntamenti.
Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Casa circondariale di Catanzaro, i detenuti incontrano i loro figli. Tornano i venerdì culturali di Naturium. Il volley Soverato in trasferta ad Olbia. Gentili telespettatori, benvenuti a S1 Notizie. Iniziativa presso la casa circondariale di Catanzaro, i detenuti incontrano i loro figli. Vediamo il servizio. L'associazione Bambini Senza Sbarre ogni anno organizza in tutti gli istituti penitenziari una partita simbolica tra genitori detenuti e figli. Purtroppo quest'anno per le condizioni climatiche a Catanzaro c'è un'allerta meteo e quindi l'impossibilità di utilizzare anche gli impianti sportivi. Abbiamo optato per non deludere i bambini che erano già stati avvertiti dalle mamme di venire a incontrare il papà in un ambiente diverso, abbiamo optato per farli comunque rimanere nel teatro dell'istituto a trascorrere un pomeriggio degustando i dolci del nostro laboratorio di pasticceria. È un'iniziativa importante di Bambini Senza Sbarre che vuole sensibilizzare e a cui il carcere di Catanzaro ha sempre aderito, che vuole sensibilizzare la società esterna sul fatto che i bambini non hanno colpa, tant'è che il loro slogan è non un mio crimine, non una mia condanna. Quindi i bambini purtroppo si trovano, loro malgrado, a gestire una cosa più grande di loro, cioè ad incontrare il papà, perché ne hanno comunque diritto, un papà che ha sì sbagliato ma che per loro è il loro papà, e a incontrarlo in ambienti insomma che sono quelli dei colloqui degli istituti penitenziari, quindi con una serie di controlli e via dicendo. Oggi possono invece giocare e scherzare, come sentiamo in sottofondo. Ieri al centro Naturium di Montepaone Lido un venerdì goloso con gli squisiti e nutrienti biscotti alla cannella. L'Urban Market di Montepaone, l'hard discount che però si distingue sempre per le iniziative particolari e gustose, ci offre oggi la possibilità di intervistare una signora che è una, nonostante la giovane età, un'importantissima pasticcera, Lucia Rillo. Buonasera, anche per i pasticceri si dice chef. Sì, anche per i pasticceri si dice chef. Noi siamo venuti a sapere quali sono i segreti di un dolce Natale dal punto di vista di una pasticcera d'eccellenza che è stata, sappiatelo, anche a Parigi, se non vado errato. Sì, ho vinto una borsa diciamo di studio all'alberghiero come viaggio di merito, siamo andati un mese a lavorare a Parigi con la scuola. Partendo da Gasperina. Sì, le mie origini sono di Gasperina. Allora, qui noi l'abbiamo disturbata proprio mentre stava preparando il tavolo per la dimostrazione. Ci dà qualche indicazione? Cosa sono tutte queste cose? Sì, sono soltanto dei piccolissimi e facili ingredienti. Abbiamo della farina tipo 2, sarebbe una semi integrale, dell'amido di riso, poi abbiamo dell'olio di riso, dello sciroppo d'agave, del latte di riso e del lievito e soprattutto della cannella, la qualità regina, che è una delle migliori cannelle a mio parere. E con tutto questo si ottengono questi meravigliosi biscotti? Sì, questi biscotti tutti natalizi, soprattutto anche a basso indice glicemico, e vanno bene sia per i vegani che per i vegetariani. Perché questo è importante, i dolci sì, però debbono essere fatti, oltre che essere buoni, debbono essere fatti bene. Sì, soprattutto dobbiamo scegliere la qualità della materia prima.
È possibile che una pasticcera è così brava che non si emoziona neanche davanti alla televisione mentre un cronista si mangia e assaggia i suoi biscotti? Spero siano buoni, che le piacciono. Sì, sono buoni. Fanno anche bene, perché qui Janice Groh e Rupert Market stanno molto attenti anche all'aspetto salute. Sì, sì, siamo molto attenti anche alla linea, quindi vanno molto bene per le prime colazioni, diciamo, leggere con un buon gusto. Poi una cosa importante, la cannella abbassa l'indice glicemico, quindi dà un senso di sazietà e non arriviamo, diciamo, a metà mattinata che mangeremo anche il tavolo. Ed è stata anche brava perché mi ha dato la possibilità di finire il biscotto, che è buonissimo. E allora serve un augurio di Natale, un dolce augurio di Natale da chi ha fatto di una professione dolce la propria attività principale. Grazie, quindi buon Natale a tutti, rifate questa ricetta che è buonissima. E poi una cosa importante, fatele con i bambini e se volete potete anche fare le forme un pochino più grandi, fare un piccolo buchino qui e appenderle all'albero di Natale. Non abbiamo neanche finito di mangiare il secondo biscottino, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare la presidente dell'associazione regionale romana Aloisi, e Adi ci dice subito che sigla è. L'Adi sta per Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica, è un'associazione ovviamente composta da medici ma anche da dietisti, da biologi nutrizionisti, e che si interessa ovviamente di alimentazione. L'Adi ha come sua eccellenza, diciamo, la giornata nazionale dell'obesità, quindi della lotta all'obesità, che in genere si svolge il 10 di ottobre e che appunto esplica l'azione di moderare, o meglio di svolgere azioni di prevenzione soprattutto negli ambiti scolastici, come appunto abbiamo fatto quest'anno assoverato all'Istituto per Geometri, l'Istituto Malafarina, e quindi il principale scopo dell'associazione di dietetica è quello di fare prevenzione attraverso l'alimentazione. Però dicevamo, stasera siamo a una degustazione qui all'Urban Market, perché questi sono dolci, sono buoni e sono rispettosi di tutti i principi nutrizionistici. Sono la ricetta che presenterà Lucia, io non la conosco bene, però da quanto ho letto e da quanto ho capito è una ricetta che si avvale di alcuni alimenti, o meglio di alcuni nutrienti. Forse l'agave io non la conosco, non è utilizzata come tutti gli altri nutraceutici, come il bergamotto che è tipico della Calabria, però probabilmente verrà studiato e verrà messo nella categoria dei nutraceutici, che sono quelle sostanze che hanno al loro interno la capacità di non solo di nutrirci ma anche di salvaguardare lo stato di salute. E quindi anche per quelli come me c'è la possibilità di vivere un dolce Natale con prodotti di qualità che fanno anche bene. Abbiamo speranze per questo Natale. Sì, 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 sì. L'equilibrio è quello che ci vuole sempre nella vita. E quindi... può assaggiare sicuramente questi dolcetti. E poi ci vuole la bravura di Lucia Rillo, certo, che è una pasticcera d'eccezione. Certo, Lucia sarà bravissima, è bravissima, e quindi ci consolerà con quello che ci farà assaggiare. E abbiamo qui Clairo Scalzo, che è rappresentanza dell'Urban Market, del Naturium, cioè di tutti quelli che si affannano per darvi delle risposte biologiche, buone e di qualità qui all'Urban Market. Ho detto bene? Sì, esatto. La cosa bella è che noi abbiamo creato questi laboratori proprio per aiutare i nostri clienti a capire il valore del biologico e quindi ad avvicinarsi a un prodotto che sicuramente è molto più buono e che dà dei benefici anche a lungo termine nel nostro corpo. Infatti noi vi invitiamo proprio a venire a trovarci, anche perché noi abbiamo ogni giorno delle offerte diverse, sempre più belle nei confronti di voi clienti. E soprattutto avete queste degustazioni dove veramente uno può toccare con mano quello che dite, nel senso che i biscotti, e li ho mangiati, sono buoni, fanno bene e possono permetterci di festeggiare il Natale senza accumulare grassi. Esatto, una delle cose
belle che sta facendo Gianni, che è il nostro titolare, cioè Gianni Sgro, che è il nostro titolare, e che si è sempre circondato di professionisti come la nostra Lucia, che è fantastica, la dottoressa Olisio, professionisti che del settore sono le elite, quindi cercano sempre di fare vedere al meglio quello che realmente si può fare con un minimo di impegno poi alla fine. E la cosa bella è che la vostra clientela, che è molto affezionata, finita la spesa passa da questo angolo dove oggi c'è la degustazione, poi sono state tante altre iniziative, insomma si rafforza il legame con una clientela altamente fidelizzata e soddisfatta. Esatto, lei ha fatto domanda e risposta, è esattamente quello che avrei detto io, esatto, c'è una clientela fidelizzata già da tanti anni che ci segue, che ha riscontrato dei benefici, ci porta altre persone. E soprattutto la cosa bella è che i padri portano le figlie e il contrario, viceversa. Quindi si cresce anche in famiglia e si parla sempre dell'urban market di Montepone come Naturium, come azienda Naturium, che ormai crede moltissimo soprattutto in questa filosofia di vita. E allora, gratificato da Clairo, mi merito un bacio da Lucia Riillo per festeggiare il Natale. Adesso è Natale. E siamo alla pagina sportiva, trasferta in terra sarda per il Volley Soverato, che domenica alle ore 17 sarà di scena ad Olbia nel match valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season girone A di serie A2. Le biancorosse vogliono proseguire la striscia di vittorie per avvicinarsi ulteriormente al secondo posto occupato al momento dal Pinerolo e distante solo 3 punti, al cospetto di un avversario che invece è in cerca di punti salvezza. Vediamo. Con Diego Boschini, vice coach del Volley Soverato, presentiamo la trasferta di domenica prossima ad Olbia, seconda giornata di ritorno della regular season girone A, il Soverato che vuole proseguire dopo la vittoria e rimonta di domenica scorsa in casa con Martignacco. Assolutamente d'accordo, nel senso che dobbiamo dare continuità ai risultati, questo è fuori discussione. Loro sono una squadra comunque sempre da non sottovalutare, perché in questo girone, come l'abbiamo sempre detto in tutte le altre interviste, ma anche da Bruno, anche da tutte le ragazze, in questo girone non ci sono squadre materasso, quindi bisogna essere concentrati e focalizzati bene sulla partita. Loro hanno cambiato l'allenatore e questo gli ha dato un qualcosina in più sicuramente, perché anche a livello tattico hanno sistemato qualcosina e soprattutto si vede che c'è una preparazione della partita leggermente diversa da quella che c'era nella gara di andata. Quindi sicuramente ci dovremmo aspettare una squadra molto agguerrita che vorrà fare punti in casa e noi dovremmo essere bravi a portare invece il bottino pieno a casa nostra. Ecco, presentiamo questo avversario sotto il profilo tecnico, perché come dicevi tu, rispetto all'andata è una squadra un po' diversa, che è partita con delle difficoltà, poi nel corso del girone d'andata però ha inanellato una serie di risultati positivi. Adesso Olbia è reduce dalla sconfitta con il Club Italia, ma sicuramente vorrà iniziare e vorrà dare il meglio in questo avvio di girone di ritorno. Sì, più che la sconfitta con il Club Italia, vorrei ricordare la sconfitta 3-1 contro San Giovanni Marignano, quindi è riuscita comunque Olbia ad aggiudicarsi un set ad una squadra che fondamentalmente ha le caratteristiche per poter fare la promozione in A1, quindi non è assolutamente da sottovalutare, come dicevamo di Montale, che non era da sottovalutare, infatti la settimana dopo che ha giocato contro di noi è andato a vincere in casa contro Pinerolo, che è la seconda forza del nostro girone, quindi sono squadre che hanno cambiato molto il loro volto rispetto all'andata e su cui bisogna fare un lavoro sia tattico che tecnico e soprattutto di attenzione elevato, di alto livello. Chiara Di Parbelli, domenica prima trasferta del girone di ritorno, si va ad Olbia per proseguire la striscia positiva dopo le vittorie con Montale e Martignacco, una partita che sarà sicuramente ostica come tutte quelle di questo girone. Questo senza ombra di dubbio, siamo riuscite domenica a ribaltare il risultato iniziale del 2-0 e speriamo che questa vittoria abbia un attimino anche smosso un po' gli animi e
ci possa riportare a far bene. E Olbia sì, è un campo difficile, ci aspetta una trasferta comunque tosta e una squadra ostica come comunque tutte quelle di questo campionato, quindi noi dobbiamo rimanere sempre molto attente e molto concentrate in campo senza arrenderci mai. Siamo praticamente nel girone di ritorno della regular season, quindi avete affrontato già tutte le squadre del vostro girone. Che idea ti sei fatta di questo campionato sin qui? Avete avuto anche voi qualche scivolone, però nel complesso diciamo che siete al terzo posto, state rispettando le aspettative di inizio stagione. Sì, quello assolutamente, come ho detto anche la volta scorsa, questo è un campionato che non ti regala nulla, quindi bisogna sempre stare, diciamo, sul pezzo, non mollare mai, perché ci è capitato qualche scivolone, ma a dimostrazione del fatto che appena si molla un po', dall'altra parte comunque c'è una squadra pronta ad attaccare e a voler fare risultato anche loro, quindi ripeto, bisogna sempre sempre non mollare mai. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci ai prossimi appuntamenti.